Stava qui, dormiva qui perché aveva la domanda di una bella.
vai il cane, vai il cane. Ah, ti so, ragazzi, sai questo è il palazzo, qui è il canzone. Vai il cane. Dico, senti, mettiamo una cosa. Il cane lasciamo bene. No, voglio il cane. Se facciamo invece del cane alla televisione. Sì, voglio la televisione allora. Mettiamo di porta sulla televisione. Oh, quel sentimento ce l'ha avuto sempre, hai visto? Ha girato, da Alfredo si è fatto da cane. Chi se l'ha fatto dal cane? Ha sentito lui. E ho detto, dico, ricordate che il cane. Il cane era nello spazio, non puoi legare. Sì, ma poi ti lega. Perché deve andare a fare i suoi bisogni, cioè, se tu vai via non ti puoi muovere perché c'è la bestia, infatti loro vanno. Ma tu puoi tenere l'usare l'impegno. Che scherzo. Ma adesso quando sono in 10 deve partire qua, portare fuori e. Ci va, io vicino. No, giorno. Perché lei sta al negozio, lui sta a lavorare. Se no dopo se andiamo là, se no gli fa, non lo fa il corso da crepare, ma se lo fa, con la bestia, noi con la crepare. Allora, divisa benissimo, poi arredata. Qui c'è soltanto una cosa che è lì, per tutto il paese, del cianciferice. Secondo il vento come dire, è filtro. Me l'ha detto, sì. È fumo, è però. No, non dà. Perché adesso no, tira la tramontanina e porta della. Però quando viene ponente, la sera porta. Te fate via i bacconi, un po' di cosa grande. Sì, ma Anna me lo diceva, zia, però di questo periodo è successo che il balcone mio, voglio dire, penso che sia proprio Così Annita col marito stanno soli adesso. No,
beh, mo sotto sti giorni no. Beh, ma sì, dico sì, no, tanto sì. In genere sì. Quanti anni c'hanno? C'hanno più di 20 anni, no? Sta bene. Mi spara con fucile, eh? Sì. Lo vedi che così con il budino si più brutto. Ti spara? Invece guarda così come si bello. Ecco, vedi, guarda. Cambia faccia però, vedi? Sono il suo vecchino, non è che la ragazza regala. Così, così mi piace. Mamma, come dice? Le ragazze regala, se li arrivano con un ferro di cavallo, sì. No? Voglio lasciare per lui, quando è un po' più grosso, gli metto un anello e poi mi attacco. Ma appunto, è quello importante. Quello è un bello buccio. No, no. Mi piace. Solo adesso non lo vuoi dire troppo, perché non posso dire. Ancora piccolo, esatto, che incontri la fidanzata, c'ha gli orecchini e ne vuole portare più. Allora è femmina, amica, è femmina. Ah, non ci stai niente a capire. A me non mi piace, no? Non piaceva neanche a me, però non abbiamo fatto storie per tanto. Ah, no, no, e beh, poi noi storie non le facciamo. Importante che facesse il bravo, che usasse la testa, che comincia a uscire. Come va l'andamento, bisogna aggiornarsi, cioè contro voi, però questo è come l'orario. Qui ragazzette, ragazzine 12 anni, a mezzanotte, l'una, in piazza con i giovanottelli. Ah, ma io genitore, io te spacco, la voce, allora devi stare a casa, per dire. Bisogna, come dicevi tu, bisogna levarsi, però non ci piace. La sigaretta, una cosa. Bisogna o piegarli subito, cioè vedere, piegarli subito, una gavella, una cosa, niente. Alla fine del discorso, ma è un figlio esperto con un figlio complessato. Qui c'è un ambiente, qua c'è un ambiente, qua c'è un ambiente. Questo io lo dico sempre, sì. Ce n'è la famiglia moe. No, un genitore oggi è difficile. Ma magari anche 3-4 pericoli rossi che può essere la droga. Ah, sì, per carità, sì. Poi se vuoi c'è in mezzanotte, la mezz'ora, c'è la mattina, certo. Molto Adriano. No, perché magari che c'hai paura sempre di qualche cosa, capito, Adriano? Lo so, però tu non ci puoi fare niente. Perché in un filo per il 50% lo vedi con la famiglia, il 50% è l'ambiente che si sì. Poi non ti poteva fare. Poi adesso col fatto bravi, svelto, i capisciuto. Poi adesso col fatto di. Tocca a pregare Dio che non ci scappa nel basso. È tutta un'altra faccenda. Perché io mi ricordo io da ragazzino, a 6 anni cominciavo a guadagnare mezzo litro di latte alla ora. Facevi 3-4 ore di scuola. Adesso c'hai paura che quello va lì, perché a parte che ci sono i mezzi che ti attraversano la strada, c'hai paura di tutto. Poi studiano, porti a 18, 19 anni, 20 anni, sei diploma, e quello dice, se ti capita il lavoro che mi sono diplomato, lo faccio. Giorgio, io quando mi ha detto a me, papà, dicevo, faccio l'ultimo anno di scuola, poi basta, Vabbè. Dico, ricordate, oggi finisce la scuola e domani va a lavorare, Sì. Stasera finita la scuola, io già avevo trovato il lavoro, un'officina a Piazza Istria, la sera, la prima sera di lei lì al balcone. No, che poi ce l'hanno via da un bar in otto. C'è tempo, tanto c'è tempo, mica gliela mangiava. Noi in fine settimana gli davamo i soldi noi. Ah, come va? Ah, che bellezza! Per farlo fa. Cioè, fece il zanco a te. Come ti vedi? Ecco lì, è uscito quello che è uscito. Un bravo lavoratore. E non c'è nulla, ha detto, mi è mandato a Roma, vengo lì libri, vado a piazza a Villa Borghese. A Villa Borghese. Sì, ma vabbè, Roma non ci sta problema per distrarsi. E allora, ma, cioè, però per lavorare tu è stato bravo, sai, io
scuola non gli andava, e poi dopo hanno fatto un corso di vita alla fase, intanto mi sono voluto fare via i libri vicino a Cinecittà, perché tu hai fatto anni di corso, però sta bene, se no non poteva fare, no che doveva diventare un corso, però insomma di broma se lo poteva fare, adesso c'è il muletto, c'è quello che scarica qualche spalla col cambio che arrivava, con un mese che avevo 12 kg.